Buon risveglio con la prima fascia informativa sulla Nuova TV. Iniziamo insieme questa giornata con la rassegna stampa e le prime notizie dalla Basilicata. Qualche anticipazione sui temi che troveremo sulle pagine dei quotidiani di oggi. Parleremo di lavoro con le stime di Unioncamere e ANPAL sul mercato dell'occupazione locale, ma parleremo anche di sfratti. La Basilicata è agli ultimi posti per quelli eseguiti in questo ultimo anno e mezzo di pandemia. Spazio anche alla crisi politica al comune di Matera con il rientro del sindaco Domenico Bennardi da Dubai. Si riaprono le trattative per la nuova giunta comunale. Infine c'è il coronavirus. Ieri purtroppo c'è stato un decesso nella RSA di Castelgrande. Intanto al via dalle prossime ore le nuove regole, i nuovi protocolli per la gestione delle positività nelle scuole. Facciamo il punto con Fabrizio Di Vito. Sinora non si è verificato il temuto effetto scuola, sia grazie alla vaccinazione di studenti, docenti e personale ATA, sia per la copertura vaccinale generale. La conseguente riduzione della circolazione virale si riflette in ambito scolastico anche negli alunni under 12, un motivo in più per raggiungere i non vaccinati e accelerare con le terze dosi. Nel nuovo report della Fondazione Gimbe dedicato alla scuola in Basilicata emerge un contesto tutto sommato rassicurante. Ad ottobre il 22,7% degli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni e l'11,15% del personale scolastico non ha ancora ricevuto il vaccino. I ragazzi e le ragazze che hanno completato il ciclo rappresentano il 72,1%, a cui si aggiunge il 5,2% che ha ricevuto una sola dose. L'inizio della stagione autunnale, accompagnata dalla presenza degli under 12 non vaccinati, impone di agire con la massima prudenza. Intanto è atteso il via libera alle nuove indicazioni per la gestione del contagio nei plessi. Niente quarantena con un solo positivo in classe, tutti a casa dai tre contagi in su. Il documento stilato dall'Istituto Superiore di Sanità, Regioni e Ministeri della Salute e dell'Istruzione ha avuto un iter complesso. Otto bozze, il garante della privacy che ha chiesto alcune modifiche. Deve essere il dirigente scolastico in via eccezionale ed urgente a sospendere le attività didattiche qualora le ASL di competenza non possano intervenire immediatamente, attuando le misure previste dal protocollo e in seguito parte il tracciamento. Se c'è un solo caso, i compagni dello studente o del docente positivo fanno il tampone subito, restano in classe se negativi, a casa se positivi. Dopo 5 giorni devono sottoporsi al test. Per i docenti a contatto con il positivo, se vaccinati, fanno il test e restano a scuola. Se non vaccinati, vanno in quarantena per 10 giorni, anche se il primo test è negativo, e rientrano a tampone positivo. Non ci saranno più istituti chiusi. Se ci sono due casi in classe, i vaccinati eseguono un primo test, subito l'altro dopo 5 giorni. Per i non vaccinati 10 giorni di isolamento, anche se negativi al primo test. Per i docenti si procede allo stesso modo. Alle elementari e in prima media, dove gli under 12 non possono essere vaccinati, si va tutti a casa per 10 giorni. Con 3 casi, tutti in quarantena anche dopo il primo tampone negativo. Isolamento di 7 giorni per i vaccinati, di 10 per i non immunizzati. E prima di iniziare la nostra rassegna stampa vi diamo conto di alcuni fatti di cronaca relativi alla tarda serata di ieri a Montalbano Ionico. Proseguono le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Matera sulle tracce di un uomo di 84 anni, Benito Moliterno, questo è il suo nome, scomparso da ieri. A lanciare l'allarme la figlia, e purtroppo ieri sera c'è stato un incidente stradale sulla strada statale 4. Tra Tito e Picerno, in contrada Macchia. L'auto guidata da una ragazza del comune Melandrino si è ribaltata, forse per il fondo stradale viscido. Causa pioggia, la ragazza all'arrivo dei soccorsi era uscita autonomamente dall'autovettura senza riportare danni fisici. Infine, un gruppo di cercatori di funghi, 4 adulti e un bambino, è stato soccorso sul Pollino in territorio di Viggianello dal soccorso alpino e dai carabinieri del parco. A causa del buio e delle cattive condizioni meteo, gli escursionisti, non riuscendo ad orientarsi, hanno chiamato i soccorsi. Adesso iniziamo la nostra rassegna stampa partendo, come di consueto, dalla prima pagina della Nuova del Sud di oggi. L'apertura è dedicata al coronavirus e, come leggete, ai vaccini. In 2 mesi dimezzati i giovani non vaccinati, Covid effetto Green Pass sulla campagna vaccinale. Ma la copertura tra trentenni e ventenni resta al di sotto della media nazionale. Focolaio nella casa di riposo di Castelgrande, perde la vita un'anziana di 80 anni che soffriva di gravi patologie.
Di spalla c'è il punto di vista di Nino Grasso, che si occupa appunto di formazione, la strada maestra per il lavoro chiamata ITIS. Nel taglio centrale, andiamo nel taglio centrale, c'è la politica al comune di Matera. Entro il weekend la giunta Bennardi, il sindaco Bennardi è tornato a casa da Dubai, riprendono perciò le trattative. Il PSI punta su Lomurno e Delicio, Campo Democratico su Cotugno e Pistone. Nel taglio centrale ripartono gli sfratti dopo lo stop Covid, 87 nella nostra regione. Tornando nuovamente alla politica, andiamo a Pisticcio. Albano alla sua squadra di governo, ufficializzato il nuovo esecutivo comunale, una compagine di qualità che ha a cuore il benessere della città. Andiamo nel taglio basso, minori stranieri, numeri raddoppiati in Basilicata, i dati del rapporto sulle strutture di accoglienza. Nello sport c'è il calcio di Serie C, la tensione sale alle stelle, Potenza settimana agitata alla vigilia del derby con il Picerno. E andiamo adesso alle pagine interne, c'è questo ampio approfondimento curato dal collega Fabrizio Di Vito. Come vedete ci sono due pagine con tutti i grafici e gli approfondimenti, e si parla appunto della campagna vaccinale. In due mesi dimezzate le percentuali di persone, appunto di lucani non vaccinati, e l'effetto del Green Pass soprattutto si vede su ventenni e trentenni, vicino all'obiettivo dell'80% di immunizzazioni con doppia dose, numeri da record per gli over 70. Numeri elevati anche per la fascia d'età 12-19 anni, solo Molise, Puglia e Sardegna fanno registrare un dato migliore della nostra regione. I dati sono contenuti nell'ultimo report diffuso dal governo e dedicato all'andamento della campagna vaccinale nelle singole regioni. Calabria e Sicilia sono quelle più in ritardo. Da segnalare l'elevata copertura tra gli ultrasettantenni lucani, solo in 1.382 hanno deciso di non aderire alla campagna vaccinale, meno quindi del 3% del totale. Nella nostra regione è vicinissimo l'obiettivo dell'85% di over 12 vaccinati con doppia dose. La fascia più a rischio, ovvero quella meno coperta, risulterebbe essere appunto quella dei ventenni e dei trentenni. Adesso restiamo al coronavirus, ma parliamo appunto dell'epidemia, dell'andamento dell'epidemia. Castelgrande, anziana, ospite della casa di riposo, muore dopo il focolaio. Aveva 88 anni e soffriva di gravi patologie. Oggi nuovo screening dopo i 23 casi accertati nei giorni scorsi, a cui vanno ad aggiungersi i 4 appunto del personale. Intanto c'è da sottolineare il fatto che buona parte dei positivi, tutti positivi, sono stati vaccinati con la terza dose e sono appunto tutti asintomatici, salvo sporadici casi appunto di persone con patologie pregresse. Sei nuovi positivi accertati tra i residenti in Basilicata, a fronte degli ultimi 187 tamponi processati. Nel taglio alto, se volete approfondire la notizia legata appunto al cambio delle nuove regole per la gestione delle positività nelle scuole, c'è appunto la notizia riportata a pagina 6 della Nuova del Sud di oggi. Con meno di 3 alunni positivi la classe non andrà in quarantena dopo il primo contagio, tampone per tutti, ma i negativi possono tornare in aula. Le procedure riguardano gli alunni ovviamente dai 12 anni in su, quelli che sono appunto ammessi alla campagna vaccinale, ma ci sono, come dire, procedure completamente diverse per i vaccinati e per i non vaccinati. Cambiamo argomento, è cominciato da ieri il via vai nei cimiteri della Basilicata per far visita alle tombe dei propri cari. Oggi commemorazione dei defunti, aperture prolungate, servizi bus navetta per consentire afflussi ordinati senza assembramenti. Disposta l'apertura al pubblico del cimitero monumentale di Borgo San Rocco e del Giovanni Paolo II a Potenza, dalle ore 8 alle 18 consentito l'accesso da tutti gli ingressi. Predisposto un servizio navetta busta oggi e fino a martedì prossimo, quindi fino a oggi, che collegherà la piazzetta della chiesa di San Rocco al piazzale di ingresso del vicino cimitero. A Matera l'accesso ai cimiteri di via 4 Novembre e di Contrada Pantano è consentito ininterrottamente dalle ore 7.30 alle 17.15 tutti i giorni fino all'8 novembre prossimo. E dopo lo stop per la pandemia, oggi celebrazione ai sacrari militari a Potenza, appuntamento alle 10.30
30 al cimitero di San Rocco per la tradizionale messa presieduta dall'arcivescovo Monsignor Salvatore Ligorio. Allo stesso orario, al sacrario militare del cimitero di Matera, la celebrazione in suffragio dei defunti sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera e Ersina, alla presenza di autorità civili e militari. E adesso voltiamo pagina con la politica. A 2 settimane dall'elezione, il neosindaco di Pisticci, Domenico Alessandro Albano, presenta la squadra che lo affiancherà nel dopo. Verri, 5 assessori, 2 le donne alla Florio del PD, anche l'incarico di vice sindaco. Mariolina Notargiacomo. Pronta la squadra che affiancherà il neosindaco di Pisticci Domenico Albano nel mandato amministrativo 2021-2026 che segna il dopo Verri. Albano, che si è affermato al secondo turno superando Di Trani, sceglie una donna come braccio destro e, come da pronostico, si tratta di Rossana Florio del PD, nome tra i più gettonati della vigilia, alla quale va la carica di vice sindaco con deleghe alla transizione ecologica e tutela ambientale, igiene urbana, turismo, agricoltura e pari opportunità. L'altra donna è Alessandra Ruvo, della lista del neoeletto Insieme, con delega alle attività produttive, commercio, artigianato, industria, digitalizzazione, istruzione e inclusione. Il primo cittadino attinge ancora alla sua lista, la più votata, con 4 seggi conquistati, affidando le deleghe al bilancio, politiche fiscali e culturali, relazioni con i pisticcesi fuori, ad Antonio De Sensi. A Rocco Negro, con la Florio nella lista del Partito Democratico, 3 seggi, affidate le deleghe ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità. Infine Mario Petracca, di Consenso Civico, un solo seggio conquistato, nominato assessore alle politiche sociali giovanili, allo sport, all'associazionismo e al volontariato con i trasporti. Un esecutivo di qualità, dichiara il sindaco, con le giuste competenze, composto da persone che hanno a cuore il territorio e che sono certo si spenderanno per riportare Pisticci agli antichi splendori. Visto il quadro, con molta probabilità la presidenza del Consiglio Comunale potrebbe andare a Civicamente Pisticci, che, ricordiamo, ha espresso 2 consiglieri. In lizza ci sarebbe Pasquale Sodo. Tutto pronto dunque in vista del primo Consiglio Comunale, che si terrà con molta probabilità l'8 novembre. E restiamo appunto alla politica, ma andiamo al comune di Matera. Bennardi torna a casa, si riaprono le trattative per la nuova squadra di governo. Si parla appunto dell'esecutivo comunale. Entro domenica potrebbe esserci l'ufficialità. Tra le riconferme, Doppido, Colella e Nicoletti, probabilmente con le stesse deleghe rispettivamente al bilancio, cultura e Sassi, e città e territorio. Intanto il PSI avrebbe messo sul tavolo 2 nomi, quello di Delicio e Lomurno, mentre Campo Democratico guarderebbe a Cotugno e Pistone. Punto interrogativo in casa dei Verdi, che come sembra qualcuno avrebbe comunque deciso di non riconfermare l'attuale assessore Digilio. Quindi dovremmo aspettare a fine settimana per avere la nuova squadra di governo a Matera. Adesso cambiamo argomento e parliamo di lavoro. Quasi 6.000 assunti entro dicembre, le stime di Unioncamere e ANPAL sul mercato del lavoro in Basilicata e lo sforzo delle piccole e medie imprese, domanda in crescita nell'industria e nei servizi, caute le attese per turismo e ristorazione dopo l'exploit estivo, e appunto sono i dati di Unioncamere. Per i titoli di studio risultano introvabili i laureati in ingegneria industriale e quelli in elettronica e dell'informazione. Circa il 30% dei contratti ai giovani con meno di 29 anni. Per tutti gli approfondimenti vi invitiamo a leggere l'articolo sulla Nuova del Sud di oggi. Adesso c'è il punto di vista di Nino Grasso, che si occupa in qualche maniera anche di lavoro, ma soprattutto dell'avvio al lavoro attraverso la formazione, la strada maestra appunto per il lavoro, chiamata ITIS, occasione da non perdere per i giovani lucani. Gli istituti tecnici superiori offrono percorsi di formazione terziaria non universitaria in risposta alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. In Basilicata, dalla fine del 2018, opera la Fondazione ITIS Efficienza Energetica, ufficio a Potenza, sede didattica a Corleto Perticara, presidente il dottor Giuseppe Paternò. Grasso si occupa appunto
di un fondo regionale che servirebbe per l'implementazione di questi istituti tecnici, che sarebbe comunque stato utilizzato soltanto a metà. Ma vi invitiamo a leggere appunto il punto di vista di Grasso di oggi. E adesso cambiamo argomento. Lo dicevamo in apertura, gli sfratti ripartono dopo il blocco, ma a Passo di Lumaca in Basilicata sono 87, solo 9 quelli esecutivi. Riprese le esecuzioni dopo quelle congelate tra febbraio e settembre del 2020 causa Covid. I numeri del centro studi enti locali, crollo del 34%, lo stop è costato circa 115 milioni di euro ai comuni. Voltiamo pagina ancora, arrivo di minori stranieri non accompagnati, numeri raddoppiati in Basilicata, una notizia che abbiamo visto in prima, sulla prima pagina della Nuova, i dati dell'ultimo rapporto sulle strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al 30 settembre 2021, in totale i migranti sono 902. Ad assistere questi ragazzi ci sono 86 operatori tra educatori e assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali, insegnanti ed esperti. Il report sarà presentato il prossimo venerdì a Potenza, appunto perché i dati sono relativi alla provincia di Potenza, dalla squadra di lavoro guidata dalla prefettura con l'UNICEF e l'Istat. E adesso andiamo alle pagine locali, in particolare a Matera, sold out per il ponte di Ognissanti, la città dei Sassi torna sotto i riflettori del turismo internazionale appunto per questo ponte appena trascorso, grande afflusso di stranieri, alberghi pieni, in bella mostra anche i prodotti tipici lucani con i mercatini della CIA. E adesso cambiamo argomento e passiamo al calcio di Serie C. Settimana agitata in vista del derby, il Potenza ci arriva con un carico di tensione per le incertezze societarie, il Picerno con il morale alle stelle. Vediamo perché nel servizio di Luigi Santopietro. Tra una settimana c'è il derby, c'è chi ci arriva con il morale alle stelle. Con il morale sotto i tacchi. Una sinusoide di umori alti e bassi da montagne russe che aggiungono pepe all'attesa, ma lo fanno in modo convulso, uscendo dal campo ed entrando in territori sconosciuti. La gara di domenica prossima al Viviani vedrà due squadre con situazioni opposte. Il Picerno, reduce da 4 risultati utili consecutivi e una classifica che profuma di serenità, dall'altro una formazione che cerca la sua strada nella nebbia. Da un lato una società, il Picerno, che dopo aver commesso errori che ne hanno minato la moralità, pian piano si è ricostruita alzando mattone dopo mattone uno stadio adatto alle proprie esigenze, frutto del connubio privato-pubblico, con un futuro dei limiti non ancora tracciabili, ma che trasudano ottimismo. Dall'altro un club, il Potenza, dove la confusione regna sovrana, tra cambi di allenatori che bucano il terreno come una grandinata violenta e un assetto societario volubile, frutto di una tensione che è più all'interno degli uffici di via Nazario Sauro che non di una piazza che, salvo l'episodio grave di Pagani, ha mostrato una maturità non comune. Da un lato si veleggia in acque placide, dall'altro si combatte in un mare in tempesta. Cosa bolle in pentola? Manca poco per saperlo, pochi giorni o forse qualche mese. Mentre c'è chi si agita per abbandonare la nave, chi prova a restare al timone e chi l'abbandona restandoci. E tra una settimana c'è il derby, con il fascino offuscato dalla strategia della tensione. Di chi o di cosa forse un giorno lo scopriremo. Adesso andiamo appunto al calcio di Serie C, a pagina 19 sulla Nuova del Sud di oggi. Potenza, un film già visto, il presidente Cagliata disposto per l'ennesima volta a farsi da parte questa estate. Un altro avvertimento, a luglio disse: ogni 5 anni cambio vita, oggi potrebbero rientrare le dimissioni di Daniele Flammia. E adesso vediamo insieme qual è il tempo previsto per oggi.
Leggiamo un attimo la prima pagina del quotidiano del Sud, il meteo non è ancora pronto, petrolio e malattie, Lucani abbandonati. In 3 anni l'Istituto Superiore di Sanità non ha stilato nessuna relazione sui potenziali pericoli delle estrazioni. Dopo gli allarmi, alcuni esperti, Roma dimentica il dossier Salute Basilicata, malgrado i solleciti della Regione. Congresso PD, vediamo appunto nel taglio centrale, c'è la politica con il congresso del Partito Democratico e l'ora del tesseramento, picco di iscrizioni dopo la presentazione delle 3 candidature alla segreteria, grandi manovre in attesa della presentazione delle liste, poi c'è anche il Potenza e la politica con la giunta di Pisticci e quella di Matera. Adesso vediamo il meteo che dovrebbe essere pronto. Salve a tutti, ben ritrovati su una nuova TV. Ieri sera ci sono state delle piogge che da ovest verso est hanno attraversato più o meno tutta la regione, quindi tra mezzanotte e l'una i fenomeni sono stati piuttosto forti. Ora siamo in una fase, diciamo, di attenuazione del maltempo, le residue piogge stanno interessando le zone occidentali, quelle più occidentali della regione, perché le correnti da sud-ovest vanno a impattare contro l'Appennino e quindi bene o male scaricano ancora qualche rovescio qua e là, ma nel complesso il tempo va migliorando, c'è stato quindi un breve peggioramento, nulla di più, il tempo già migliora dopo l'incertezza delle ultime ore e avremo un aumento della pressione seppur temporaneo. Vediamo la cartina preparata da Meteo 7, per quanto riguarda la giornata di oggi avremo una Basilicata con ancora delle nuvolosità residua, soprattutto sulle zone più occidentali, sulle zone soprattutto della Lagone Grezzi, dove vedete c'è il simbolo della pioggia. Su queste zone, in queste ore e anche nelle prossime ore, potrà verificarsi qualche isolato rovescio, più schiarite sicuramente sulla parte centro-orientale. I venti sono da ovest, sud-ovest, deboli o moderati, con mari che risultano generalmente poco mossi o mosso il Tirreno. Le temperature sono le minime si mantengono su valori piuttosto miti, 10 a Potenza, 12 a Matera, massime in lieve calo rispetto a ieri, 15 a Potenza, 18 a Matera. Andiamo a vedere la giornata di domani, una giornata che vedrà un nuovo aumento della nuvolosità a partire da ovest, quindi saranno le zone più occidentali ad essere interessate da precipitazioni, soprattutto la parte forse del nord-ovest, la regione dovrebbe essere quella più interessata maggiormente da precipitazioni più significative. Comunque un po' tutto il Potentino, soprattutto le zone più ovest, saranno interessate dal maltempo, mentre più schiarite si avranno sulla parte orientale, dove il maltempo, dove le piogge dovrebbero arrivare, diciamo, molto centellinate, avremo poche piogge, quindi anche di breve durata. I venti ancora una volta da ovest, con temperature vedete che si mantengono più o meno stazionari nei valori minimi, un lieve calo sul Materano, 9 a Potenza, 10 a Matera. Per quanto riguarda i valori massimi, rimangono più o meno su valori superiori alle medie, 18 gradi sia a Potenza che a Matera, non ci sono ondate di freddo imminenti, anzi nei prossimi giorni le temperature dovrebbero addirittura aumentare. Per oggi è tutto, ci vediamo domani mattina sempre sulla Nuova TV. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione a chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 0208 806. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani.
Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Adesso torniamo alla rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma anche con le pagine interne. Siamo al Quotidiano del Sud, edizione nazionale, ipotesi di proroga per Green Pass e stato di emergenza, crescita significativa dei contagi. Pregliasco dice che quest'inverno si gioca all'ultima battaglia, ieri 2818 casi e 20 morti, positività all'1,9%. La prima pagina del Corriere della Sera, la spinta di Draghi sul clima, i soldi ci sono, usiamoli presto e bene, ma i grandi della terra sono divisi, Greta dice i veri leader siamo noi, COP26 a Glasgow, l'India annuncia zero carbonio, solo dal 2070, Johnson dice servono fatti, non bla bla bla, si scatenerà la collera. La prima pagina di Repubblica, come abbiamo visto anche sul Corriere, come ha detto Greta Thunberg, i grandi siamo noi, appunto il riferimento è ai grandi della terra e alle tematiche ambientali. Anche qui c'è l'India che sfida il mondo, emissioni zero solo nel 2070. La Stampa, lo strappo indiano sul clima, parte male il summit di Glasgow. Il Giornale, non solo ecologia, guerra e terrorismo senza intese sul clima, il Premier alla COP26, ci sono trilioni di euro, usiamoli. Il Fatto Quotidiano, per salvare il clima volano su 400 jet COP26, 120 big, traslocano a Glasgow inquinando a go-go. Noi senza inviato in 5 mesi, il governo dei migliori non ha neppure nominato il suo delegato per il clima. Il Messaggero parla di coronavirus, terza dose per tutti, Rasi, consulente di Figliuolo, dice siero entro dicembre a chi ha 50 anni, obbligo per i professori, Sileri conferma l'ipotesi di proroga dell'emergenza, fino a marzo picco contagi più 74%. Il Resto del Carlino, scuola, le regole in DAD con 3 positivi, lo abbiamo visto anche in apertura di questa nostra edizione, nuove indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con un solo caso, niente quarantena, se sono 2 restano a casa. I non vaccinati, pressing per la terza dose, subito ai docenti, l'autority per la privacy dice attenti, circolano applicazioni che rubano i dati del Green Pass. Il Mattino, l'Italia dei Sivax alza la voce, cresce la mobilitazione contro i negazionisti da Milano a Trieste, raccolte di firme, appelli, basta cortei verso la proroga dell'emergenza fino al 31 marzo. Il consulente di Figliuolo dice terza dose a tutti a partire da gennaio. Il Dubbio, adesso salvate i sindaci dal reato di abuso d'ufficio o ci giochiamo il recovery, Bassolino ha subito 19 processi ed è stato sempre assolto, ora il Parlamento liberi i primi cittadini. Italia Oggi, senza Green Pass salta il reddito di cittadinanza, il certificato anti-Covid è necessario per partecipare ai progetti utili alla collettività, i Novax sono assenti ingiustificati e perderanno il reddito di cittadinanza. L'ultima pagina di oggi è quella della Gazzetta dello Sport, domenica un Milan-Inter all'attacco, ci sarà appunto il derby dei giganti, Ibra idea rinnovo, vuol puntare al mondiale, chi ha vinto con lui lo spinge a continuare, Dzeko idea rimonte, ormai è indispensabile, Sheriff e San Siro sempre in campo. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 10. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.